amo quest'autore che conosco e un po' frequento da un po' più di 10 anni e di cui ho affrontato un pochino, ho lavorato, perlomeno ho cercato di scavare nel suo primo lavoro che ho conosciuto ed è Piccoli crimini coniugali, un lavoro teatrale. Dopo di allora ho letto altri suoi testi. Lo amo perché ha una prosa piana, dolce, musicale, scorrevole. Si legge con grande semplicità, ma è anche molto armonioso. E all'interno di questa è semplice, non c'è artificio, insomma, non ci sono tutte quelle complicazioni retoriche o stilistiche, insomma, no? Che trovi magari negli autori anche più impegnate. Però si sente un sentimento, è un sentimento anche, non lo so, io lo trovo sincero, poi magari qualcuno forse lo può trovare un po' melenso, però io lo sento sincero perché mi tocca. E allora volevo soltanto commentare brevemente, insomma, dirvi solo due cose su Messie Ibrahim e i fiori del Corano, questo racconto lungo, romanzo breve, insomma, che ho letto e che ho postato per voi, di cui ho visto che poi è stato fatto anche un film, o dal quale ho visto che poi è stato tratto anche un film, che non ho visto e non mi interessa neanche vedere perché credo che tutto quello che potevo ricevere da questo libro l'ho ricevuto dal racconto che ho letto. E perché lo trovo anche interessante questo racconto? Ecco, questo mi premeva di dirvi, insomma, anche come chiave di lettura. Insomma. Oltre la bellezza, la sottile ironia, anche, no? Che fa parte un po' delle caratteristiche ebraiche e anche musulmane che troviamo a tratti nel libro, insomma, questa filosofia di vita che ci viene anche suggerita, soprattutto in alcuni passaggi. Però la cosa interessante è che in questo libro si affronta più o meno direttamente il problema della paternità, di questa paternità che non sappiamo se deve essere un qualcosa di biologico, esclusivamente biologico, oppure se è un qualcosa che trascende la biologia, insomma. Il padre vero non è sempre quello che ti dà la vita. C'è un momento, ci sono situazioni in cui il padre lo si sceglie e il padre adottivo diventa il vero padre. E qui il protagonista sceglie il proprio padre, diciamo così, in un'età in cui è nella pubertà, insomma, ha oltrepassato forse la pubertà, e quindi ha la consapevolezza di come scegliere, perché scegliersi questo padre. Questo padre che comunque non gli farà rifiutare, non metterà in cattiva luce il padre vero, anzi cercherà di salvarne e di giustificarne l'immagine. Ma ha tutte le caratteristiche che si richiedono a un padre. Leggere questo libro, leggere come si sono conosciuti, insomma, come si frequentano, come arrivano a creare anche questa paternità adottiva, i due protagonisti, il ragazzo e Ibrahim, ci permette un po' di fare un po' l'elenco, no? Non tanto l'elenco, ma di avere una panoramica di quelle che sono le caratteristiche che in realtà deve avere un padre vero, non importa se adottivo o se biologico, insomma, ma quello che è il ruolo, la funzione del padre, questa funzione così
così diventata, Ricacati dice, evaporata, evanescente, sfuggente in epoca contemporanea e che tante conseguenze negative poi comporta questo venir meno di questa figura così importante. Ecco, qui in questa storia vediamo rappresentate, vediamo non tanto descritte, ma vissute dall'interno queste caratteristiche che sono richieste a un padre per esercitare la figura del padre e non soltanto quando il bambino è piccolo, quando deve essere, come dire, quando si deve giocare con lui, quando deve essere accudito, ma anche più tardi, quando questo bambino è cresciuto, quando è diventato un ragazzo, quando ha bisogno di avere delle risposte, su problemi più importanti della vita, più grandi, quando deve formarsi per diventare a sua volta uomo e padre. Mi fermo qua.